Ciao e benvenuti sul Germoglio Veg. Io sono Adeline e insieme a me scoprirete quanto è semplice e gustoso cucinare con i vegetali. Ora vi faccio una domanda: a chi non andrebbe una bella fetta di crostata alla crema? A me sicuramente sì, però diciamo che trovare una versione vegetale non è facilissimo, per cui ci penso io e per scoprire come si fa basta guardare il resto del video, quindi iniziamo! Come prima cosa andiamo ad aromatizzare il latte che ci servirà per la crema, versando all'interno di un pentolino 300 ml di latte vegetale, io ho usato quello di soia, a cui andremo ad aggiungere mezza bacca di vaniglia incisa per il lungo e le scorze di un limone non trattato. Portiamo il tutto a bollore, quindi spegniamo il fuoco e lasciamo riposare per minimo un'ora. Nel frattempo dedichiamoci alla preparazione della pasta brisée, unendo all'interno di una ciotola 125 g di farina tipo 0, 25 g di zucchero di canna, la scorza di un limone non trattato ed un pizzico di sale. Quindi mescoliamo il tutto e passiamo ad aggiungere 60 ml d'acqua a temperatura ambiente e 40 ml d'olio di semi o d'olio d'oliva. Dopodiché iniziamo ad impastare il tutto fin quando non avremo ottenuto un panetto liscio. A questo punto spostiamoci su un piano da lavoro infarinato e con l'aiuto di un mattarello iniziamo a stendere il nostro impasto fino a raggiungere uno spessore di 3-4 mm. Dopo aver oliato ed infarinato una teglia circolare di diametro 15 cm, adagiamovi all'interno il nostro impasto, cercando di farlo aderire al meglio lungo i bordi. Quindi, con l'aiuto di una rotella tagliapizza, eliminiamo l'impasto in eccesso e con una forchetta andiamo a praticare qualche foro sul fondo. A questo punto posizioniamo al centro un disco di carta forno, sul quale andremo ad adagiare qualcosa di pesante, come del riso, dei fagioli o dei ceci secchi, per evitare che il fondo si sollevi durante la cottura. Terminato questo passaggio, non ci resta che infornare a 180 gradi con forno in modalità statica per 30 minuti. Nel frattempo prepariamo la nostra crema, unendo all'interno di un pentolino 20 g di amido di mais, 50 g di zucchero di canna ed un pizzico di curcuma. Mescoliamo il tutto, quindi filtriamo il nostro latte aromatizzato ed aggiungiamolo al pentolino. Dopodiché accendiamo il fornello e a fuoco medio, sempre mescolando, facciamo cuocere il tutto fin quando la crema non si sarà addensata. Infine spegniamo il fuoco ed aggiungiamo 50 ml di panna vegetale da montare. Trasferiamo il tutto all'interno di una ciotola e lasciamo raffreddare. Nel frattempo l'impasto si sarà cotto, quindi rimuoviamolo dal forno, togliamo il riso, il disco di carta forno e lasciamolo raffreddare. Intanto prendiamo delle mandorle, circa 50 g, e tagliamole grossolanamente. Una volta ottenuto l'effetto desiderato, trasferiamole all'interno di una padella, dove le faremo tostare per qualche minuto. Infine non ci resta che assemblare la nostra crostata, versando all'interno della base la nostra crema, che stenderemo con l'aiuto di una spatolina e decoreremo con le mandorle tostate e, se vi piace, una spolverata di zucchero a velo. Il nostro dolce è pronto, ora potete conservarlo in frigorifero all'interno di un contenitore ermetico per 3-4 giorni. La ricetta di oggi si conclude qui, io spero tanto che vi sia piaciuta e che la proverete. Ovviamente se avete richiesto domande non esitate a scrivere qui sotto nei commenti o a scrivermi anche sugli altri social, vi risponderò con molto piacere. A me non resta quindi di ringraziarvi per essere rimasti con me ed aspettarvi al prossimo video. Ciao ciao!